racconta come il popolo polesano poi vive questi giorni. Amici veneti, un attimo, sono piccolina. Brava. Amici veneti, intanto un affettuoso saluto a tutti voi. Il calore e le vibrazioni che ci state mandando sono fantastiche e anch'io sono emozionata, malgrado abbia parlato tante volte in Parlamento, ma non ha mai dato calore, non ha mai dato passione, non ha mai dato niente. Qua mi emoziono. Per chi non mi conosce, sono Emanuele Munerato, ho fatto la parlamentare per 2 legislature e sono stata per quasi 20 anni militante di un partito e adesso delusa, penso come tanti di voi, perché credevo fosse il sindacato del nord e invece si è trasformato in un partito nazionale. Oggi sono arrivata qua, orfana di un partito, ma rappresento Rete 22 Ottobre, che è un comitato civico e apartitico formato da persone di diverse estrazioni politiche e si riconoscono in un solo obiettivo, che è l'autonomia. Rete 22 Ottobre prende il nome proprio da quel referendum del 22 ottobre 2017 in cui 2 milioni e 400 mila veneti hanno riposto le loro speranze. E se in questi giorni stiamo assistendo ad uno spettacolo vergognoso di uno Stato europeo, la Spagna, che condanna al carcere chi lotta per l'indipendenza della propria terra, la cosa più triste e assordante è il silenzio dei partiti che si vantano di essere indipendentisti e autonomisti. La solidarietà al popolo catalano e ai loro diritti sotto processo per aver organizzato una manifestazione pacifica per la libertà del territorio va gridata con forza e lo dobbiamo fare proprio noi qua, a partire proprio da ora. Dovremmo imparare dai catalani a scendere in piazza per l'autonomia, invece di rimanere inerti e invece di essere accondiscendenti e mansueti. E parlando di catalani, non possiamo non ricordare, lo faccio veramente con il cuore, i nostri coraggiosi eroi, gli indipendentisti del 1997, che hanno occupato una maniera della loro autonomia, anzi sono stati convinti da una campagna elettorale troppo ambigua e generosa di promesse che presto le loro regioni avrebbero goduto di un regime fiscale molto simile a quello delle ben più floride regioni a statuto speciale come Trentino Alto Adige, che per esempio nel turismo tanta concorrenza fa alle nostre carissime montagne. Troppe parole sibilline e frasi dei contenuti trionfalistici, pronunciate da chi avrebbe dovuto invece garantire dopo il voto l'ottenimento dei risultati. Quello che è mancato invece è stata proprio la capacità di farsi valere con un governo che avrebbe dovuto essere amico, quello in cui la Lega aveva un ruolo dominante e che si è sciolto come neve al sole lo scorso agosto per la cieca ambizione di un solo uomo al comando. E se fra 3 giorni ricorre il secondo anniversario di una vittoria rimasta tale sulla carta, quella del referendum del 22 ottobre, proprio oggi, 19 ottobre, ironia della sorte, ricorre anche l'anniversario di un altro passaggio della storia del Veneto, quando nel 1866 è finito in mano il Savoia, cioè il Regno d'Italia, dopo che la nostra terra era stata ceduta alla Francia dall'impero austriaco. Cito le poche righe del quotidiano La Gazzetta di Venezia di allora. Questa mattina, in una camera dell'Albergo Europa, si è fatta la cessione del Veneto. Fratelli veneti, ricordiamo che per guardare al futuro non bisogna anche conoscere bene la storia. E il significato della nostra presenza qui oggi deve essere proprio quello di un popolo che è stanco di lasciare il proprio destino, che venga deciso altrove. Abbiamo il diritto di determinare il nostro destino, è scritto nella Costituzione. Abbiamo votato e ci siamo espressi. L'autonomia è un diritto, non dobbiamo chiederla come si chiede un favore, la dobbiamo pretendere. Rete 22 ottobre lo darà a fianco del Partito dei Veneti, perché non si può farne manco.
Grazie.